Il passaggio di Davide Brivio dalla MotoGP alla Formula 1 è stato uno shock. I travasi tra i due mondi ci sono sempre stati, ma un'operazione di questa portata non si era mai vista. Brivio passa dal ruolo di team principal della Suzuki al team Alpine, come si chiamerà la Renault nel 2021. La scelta di Luca De Meo, boss della casa francese, seppur di rottura, ha una sua logica. Brivio è un appassionato di motori, rally soprattutto, ma anche Formula 1, da cui per certi versi ha tratto ispirazione per allestire dal nulla il team Suzuki nel 2015, con un piccolo dettaglio, ovvero un budget non solo molto più contenuto di una squadra di Formula 1, ma anche di quasi tutti i team costruttori di MotoGP. Questo non gli ha impedito di plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza, con professionisti efficienti, appassionati e competenti. Oltre all'aspetto umano, anche dal punto di vista tecnico, il manager italiano ha gestito alla grande il rapporto con il reparto corse della Suzuki, riuscendo a ottenere una crescita costante e graduale della moto. Decisamente abile a lavorare con i piloti, sotto la sua gestione Yamaha hanno coabitato a suon di titoli mondiali Rossi e Lorenzo, in Suzuki ha optato per giovani scelti per talento, velocità e anche qualità umane. È il caso di Joan Mir, che nel 2020, a 23 anni, ha coronato il sogno di vincere il mondiale con la Suzuki. La Formula 1 sarà la sua sfida più grande, complicata ed esaltante, ma il passato e il presente vincente di Brivio sono il miglior punto di partenza per una grande avventura. Per Sky Sport 24, Antonio Boselli.